trovati, gentili telespettatori, grazie come sempre per aver scelto la nostra emittente televisiva. Il telegiornale di quest'oggi avrà un focus su il Green Pass, visto che in serata è attesa la firma del nuovo decreto da parte del Consiglio dei Ministri che estenderebbe il certificato verde anche al mondo della scuola. Infatti potrebbe essere previsto per il personale scolastico in vista appunto dell'inizio del nuovo anno scolastico dal 1° di settembre e anche agli studenti universitari. E ancora da domani scatta proprio l'estensione della certificazione verde per i locali al chiuso e quindi anche per le palestre. In merito a questo abbiamo sentito il presidente di categoria di Ascom Concommercio, Reno Sellan, che ha definito appunto questa manovra una penalizzazione per il mondo dello sport. E parleremo inoltre chiaramente del mondo sportivo proprio a Pordenone, perché questa sera Mirko Zanni sarà premiato in municipio a Pordenone. E infine avremo anche una novità sul Pordenone Calcio, ovviamente rimanete sintonizzati per scoprire di che cosa si tratta. Queste e molte altre le notizie che andremo ad approfondire nel nostro telegiornale. Attendiamo come sempre ospiti in studio, ma prima linee con per le anticipazioni. Un cordiale saluto anche dalla redazione di Udine, Gorizia e Trieste. Tante anche oggi le notizie che approfondiremo nel corso di questa nuova edizione del nostro telegiornale, a partire dalla visita che il vice governatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla salute Riccardo Riccardi ha fatto quest'oggi al centro di salute mentale di Barcola a Trieste. Andremo poi a vedere anche la situazione legata alle realtà imprenditoriali, perché secondo delle analisi queste stesse hanno dimostrato che le aziende del Friuli Venezia Giulia potrebbero avere un aumento delle entrate e quindi dei fatturati. Andremo poi a vedere la continuazione della campagna di controlli per quanto riguarda gli esercizi commerciali in materia di sicurezza e igienizzazione degli ambienti di lavoro al fine di prevenire la diffusione del virus. Tante anche le notizie che arriveranno da Udine, Gorizia e Trieste, ma prima di proseguire linea al collega del Veneto per i saluti. Grazie, si apre con una tragedia la giornata di oggi a seguito della morte avvenuta a Cavallino Treporti nel Veneziano di un noto parroco torinese investito da un'auto mentre si stava dirigendo in chiesa con una bicicletta. Inutili purtroppo i soccorsi da parte del SUEM 118. E poi un'auto che finisce fuori strada e una 22enne gravemente ferita e condotta in ospedale. L'incidente è accaduto invece all'alba a Zenson di Piave, nella Marca Trevigiana. Covid-19 dalla mezzanotte in arrivo, quindi dalla mezzanotte di venerdì 6 agosto, apre uno slot di vaccinazioni straordinarie, 100.000 dosi a disposizione tra Pfizer e Moderna. Intanto i contagi delle ultime 24 ore sono quasi 900 e si registrano in diversi punti anche del Veneto orientale, tra cui Porto Gruaro, code ai Covid Point. Ne parleremo nel corso del telegiornale, attendiamo due ospiti in studio e poi chiaramente tante le notizie anche nella nostra parte del Veneto. Linea Pordenone. Apriamo dunque con la tragedia: investito da un'auto mentre si trova in vacanza a Cavallino Treporti, muore un noto parroco. Il servizio. Ciclista travolto da un'auto a Cavallino Treporti, muore un parroco di 79 anni. Tragedia questa mattina attorno alle 8.30 in località Cassavio, all'incrocio tra via Fausta e via Concordia, all'altezza della farmacia della località balneare. Per cause al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto per eseguire i rilievi di legge, un ciclista, Don Ferruccio Gambaletta, è stato investito da un'auto, un Opel Astra, riportando ferite mortali. Inutili per
lui tutte le cure del SUEM 118. Il prelato, residente a Torino, si trovava sul litorale per le vacanze estive, una scelta adottata e consolidata ormai da anni. L'investitore è un 77enne del posto, sottoposto come da prassi all'alcol test, risultato negativo. I mezzi sono stati sequestrati e posti a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Verde. L'incrocio è rimasto chiuso fino al termine dell'intervento. Al lavoro anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada. Don Ferruccio Gambaletta era il sacerdote del santuario della Consolata di Torino, dove era addetto alla Beata Maria Vergine. Auto fuori strada si schianta contro un muro nella Marca Trevigiana. La ragazza di 22 anni è grave in ospedale. Esce di strada con l'auto e si schianta contro il muro di cinta di un'abitazione, gravemente ferita una ragazza di 22 anni. L'incidente è accaduto all'alba a Zenson di Piave, in via Sant'Antonio. La giovane, al volante di una Fiat 500, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, finito poi all'autostrada. L'impatto è stato molto violento. Soccorsa dal SUEM 118, la conducente, residente a Monastiere, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Caffoncello di Treviso, dove si trova ricoverata in terapia intensiva. La prognosi è riservata, le sue condizioni sono costantemente monitorate e decisive saranno le prossime ore. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza dell'area, e i carabinieri di Silea, che hanno eseguito i rilievi di legge dell'incidente. Green Pass per le scuole, si va verso l'obbligo a partire dal 1 settembre del certificato verde per il personale scolastico e gli studenti universitari. Incerto invece il nodo dei trasporti locali, in serata è attesa la firma del nuovo decreto. Sentiamo. Ancora novità in vista sull'utilizzo del Green Pass, che da settembre potrebbe venire esteso ulteriormente, in particolare negli ambiti della scuola e dei trasporti. In attesa del Consiglio dei Ministri, la cabina di regia, nella mattinata di oggi, ha reso noto l'orientamento del Governo in merito al futuro decreto che sarà approvato in serata. Si va verso l'obbligo del certificato verde per tutto il personale scolastico e per i docenti e gli studenti universitari alla ripresa dell'anno accademico. La decisione potrebbe essere estesa anche agli studenti delle scuole superiori che abbiano più di 16 anni. I tamponi per i ragazzi delle scuole secondarie avranno probabilmente prezzi calmierati. Resta da definire il quadro delle sanzioni per il personale privo del Green Pass. È quasi certo, intanto, che chi non potrà recarsi al lavoro in quanto non munito del documento sarà considerato assente ingiustificato. Per quanto riguarda gli spostamenti, invece, tra il 20 agosto e il 1 settembre potrebbe scattare l'obbligo del certificato verde per i trasporti a lunga percorrenza. Negli stessi, a partire dai treni, potrebbe anche aumentare la capienza dei posti disponibili, passando dal 50 all'80%. Nel caso degli autobus, l'ipotesi è che il lasciapassare sanitario possa essere richiesto nei viaggi che attraversano due regioni. Sembra infine che il Green Pass non sia destinato a diventare obbligatorio per treni regionali, bus e metropolitane del trasporto pubblico locale e che la capienza possa rimanere dell'80% anche in zona gialla. Siamo adesso in compagnia di Vito Claut, avvocato del Codacons a Pordenone. Grazie per essere salve con noi tutti, questa sera. Salve a tutti. Continuiamo a parlare insomma della situazione delle sospensioni del personale sanitario non vaccinato. Lei ha seguito chiaramente la vicenda, si sono rivolti proprio al Codacons per sì. fare ricorso. Un ricorso contro sì. lo Stato non è semplice. No, non è semplice, ma io vorrei fare un cappello, dottoressa. Guardi, questo secondo me è l'inizio della fine. Lei ricorda la storia, nel 1922 è incominciata la tragedia dell'Italia con i fascisti. Se lei non era fascista non lavorava, se lei non era fascista non insegnava, se lei non era fascista e non aveva la tessera del fascio non poteva neanche incontrare le altre persone. E poi hanno incominciato con gli ebrei
E questo è l'inizio della fine, secondo me. Questo potere che, diciamo, il governo, quel disgraziato di governo che abbiamo, ha messo con delle disposizioni legislative uguali a quelle fasciste, secondo me non abbiamo scampo. Questo è l'inizio della fine. Vanno in cerca, hanno detto, quelli che non sono vaccinati come i sorci. Andremo in cerca delle persone come i sorci, ma si immagini se questo, se un, diciamo, capo, un responsabile, tra virgolette, del governo deve definire la metà della popolazione dei sorci. Ma che si vergogni di essere nato, dottoressa, che per carità, che se ne torni a casa. Non è possibile una cosa di questo tipo. Noi del Codacons abbiamo preparato i ricorsi. Abbiamo preparato, dottoressa, dei ricorsi che sono un bijou, diciamo, da un punto di vista giuridico, con eccezioni di tutti i tipi, costituzionali, diciamo, violazioni di disposizioni di legge che riguardano la Comunità Europea. Dal punto di vista personale abbiamo sollevato problemi, ma abbiamo paura che non ce li accettino, dottoressa, perché tutte le nostre brave, diciamo, considerazioni possono essere disattese. E le faccio un esempio, dottoressa. Noi abbiamo paura a questo punto dei giudici, perché pensi lei, questa è una disposizione di legge del governo, i giudici teoricamente sono liberi, ma si immagini lei se un giudice ci dà ragione e va a sospendere la sospensione fatta ai medici, magari anche attraverso il consiglio dell'ordine, diciamo no, e dopo lo prendono e dall'alto viene l'ordine di mandarlo a lavorare a Caltanissetta. Per carità, è sempre Italia, diciamo, no? Ma non possiamo assolutamente tollerare una cosa di questo tipo. Dovremmo per forza già pensare a un appello, un ricorso per davanti alla Corte Costituzionale e davanti a Strasburgo, perché Strasburgo non sono mica condizionati, sa, dottoressa. Loro vanno avanti, loro ci considerano, diciamo, delle persone, non delle cavie. E noi non possiamo accettare una cosa del genere. L'ho detto altre volte che, diciamo, il governo non pensa alle persone, diciamo, dal punto di vista fisico, dalle conseguenze che possono avere questi vaccini, che non si sa assolutamente niente. Non se ne parla neanche, studiosi, diciamo, di tutto il mondo dicono che addirittura i vaccini non fanno niente. Lasciamoli stare quelli, faranno qualcosa, ma del male lo fanno subito, ha capito? No, con tutti quei morti, ci saranno più di 200 morti che in Italia hanno avuto, sono stati, diciamo così, vaccinati e dopo magari per le conseguenze sono morti, ma nessuno lo dice. I medici legali dicono no, è morto per infarto, è morto per infarto, e quindi non c'è risarcimento dei danni. Non ci crediamo più agli italiani, al governo italiano, non ci crediamo più, dottoressa. Bisogna che il tempo dia la possibilità alle persone e soprattutto la libertà. Vedremo se c'è qualche medico legale che ci dirà che è morto, diciamo, una persona a causa del vaccino. Non ce lo dirà mai, perché dopo non lavora più. Siamo in una tenaglia come il periodo fascista, e questo è l'inizio della fine, è l'inizio del periodo fascista, e noi dovremo assolutamente reagire nei confronti di questa cosa. Avvocato, la interrompo un secondo, le sì. Faccio solo, insomma, una domanda, visto che lei ha detto un po' di cose anche abbastanza forti. Lei prima ha menzionato... Le dico e le ripeto, dottoressa, assolutamente, mi assumo tutte le responsabilità, perché è vero quello che sta succedendo. Le volevo chiedere, appunto, lei ha menzionato, ha detto che, insomma, le manovre governative che sono state fatte in questo periodo possono essere equiparate a, appunto, l'obbligo di essere fascista durante il periodo della dittatura in Italia. Ho detto così ed è vero, dottoressa, perché se lei non è vaccinata... Ma lei ha detto che se uno non aveva la tessera fascista non lavorava, ma se uno non aveva la tessera fascista rischiava la morte. Qua non stiamo rischiando la morte, perché nessuno è venuto a casa prendere le persone non vaccinate per... No, ma le lasciano a casa dal lavoro, dottoressa. No, la gente, diciamo, viene minacciata prima e poi rimane a casa dal lavoro. Tutti i medici e gli infermieri che sono stati vaccinati, che sono stati lasciati a casa e sospesi, quelli è una minaccia continua. O ti vaccini oppure ti lascio a casa. Adesso, al posto della tessera, diciamo, fascista di un tempo,
bisogna andare via con il Green Pass, che è un'altra tessera, dottoressa. È la stessa cosa. Se lei non si vaccina, io ti minaccio, ti lascio a casa. No, no, ti minaccio, dottoressa. Noi abbiamo fatto i ricorsi, diciamo, proprio per quello, perché la gente è rimasta a casa, diciamo, senza lavoro, medici, infermieri, diciamo, e poi c'è anche il comportamento dei consigli dell'ordine. Ci sono consigli dell'ordine, dottoressa, che capiscono, che hanno sospeso ogni, diciamo, azione nei confronti dei medici o degli infermieri, dei consigli dell'ordine invece che guardano come gli asini vanno avanti senza nessuna remissione, sospendono medici e sospendono anche, diciamo, gli infermieri. È una cosa veramente, un caos veramente generale, che se non viene messa, diciamo, una fine a questo comportamento del governo, che ormai, diciamo, tutti quanti, destra, sinistra, eccetera, lavorano contro determinate persone, non si finisce più, dottoressa. Adesso, se non ha il Green Pass, non va neanche, vorrei dire una parolaccia, ma non la dico, non va da nessuna parte, non prende un treno, non va al bar, non va a mangiare in ristorante, eccetera. E una volta la stessa cosa, se lei non aveva la tessera fascista, non faceva niente, veniva relegata, andava a fare il contadino, ben che le andasse, capito? No, oppure migrava, se ne andava negli Stati Uniti o in un altro paese. Non si poteva uscire dal paese durante il ventennio fascista, erano chiusi. Beh, dottoressa, va bene, ancora non siamo arrivati, ma ci arriveremo, cosa crede lei? Speriamo di no. Ma se... Le faccio un'altra domanda, scusi, sì. Visto comunque la conversazione che stiamo avendo, e lei appunto ha parlato di questi medici, dottori che sono effettivamente contrari, si oppongono al vaccino, però quanto è la percentuale dei scienziati, virologi, immunologi, biologi che hanno lavorato, che hanno studiato questo virus, che effettivamente si oppone? Qual è invece la percentuale di scienziati o comunque persone della scienza che invece è favorevole? Dottoressa, non lo posso dire quanti scienziati sono favorevoli e quanti contrari, perché la televisione di Stato, soprattutto le televisioni nazionali, ci fanno capire solo una cosa, che bisogna fare il vaccino, e vengono intervistati soltanto gli scienziati che hanno una determinata posizione. Gli altri, tipo Fauci, tipo gli altri che hanno studiato molto di più di quelli italiani, diciamo, la situazione, dicono che il vaccino non è sicuro. E pensi che... Ma il dottor Fauci, Anthony Fauci, il virologo statunitense, è favorevole al vaccino? No, dottoressa, non è favorevole. Lui dice che il vaccino può non fare nulla nei confronti del male, del può COVID. Non fare nulla non significa non fa nulla, però. Vabbè. Però non è neanche, diciamo, favorevole. Il dottor Fauci non è favorevole, è stato sentito l'altro giorno, e le porto anche l'intervista che abbiamo anche messo nei nostri ricorsi, diciamo, no? Perché ma sono personalità importanti, dottoressa, personalità che non possono essere eliminate dalla conoscenza degli italiani, perché quello che succede è quello che le dicevo prima, sostanzialmente, che le persone che non sono favorevoli vengono eliminate, vengono sentiti soltanto quelli che sono favorevoli, con tanto di cartello, lei vede dappertutto alle televisioni, diciamo, gli altri no, non vengono sentiti. Quindi il vero problema che io ho sostenuto da sempre, cioè l'analisi del nostro corpo che venga sottoposto, diciamo, alle cure e all'analisi di un medico che dica se le sostanze messe dentro nel vaccino fanno male a me personalmente o le persone che hanno questo problema o che hanno certi problemi, non viene fatto. I medici, anche di base, quasi tutti, dottoressa, non tutti, perché il dottor Milani non fa così, dice: oh sì, vai a fare il vaccino, non c'è nessun problema, eccetera, senza pensare alle conseguenze. Lei ha letto sui giornali, dottoressa, quante persone hanno avuto embolie, hanno avuto problemi, le stesse persone che fanno le iniezioni, diciamo, i vaccini, dicono: sì, io per 2-3 giorni sono stato male, mi è venuto da vomitare, sono vivo ma mi è venuto da vomitare. Non è possibile che non facciano niente, non sono stati testati, dottoressa, non sono stati testati questi vaccini, ancora siamo in fase embrionale, fra un paio d'anni, diciamo, potremmo dire il vaccino non fa male.
ma per il momento no. Fra 2 anni ci sveglieremo tutti con il cancro al sangue, dottoressa, perché ci hanno messo dentro delle sostanze che non si sa che effetti hanno. Si ha l'elenco, ma nessuno glielo dice. Nessuno spiega alle persone, diciamo, la veridicità del contenuto dei singoli vaccini. Ma lei è convinto quindi che in tutto il mondo tutti i governi mondiali che stanno utilizzando gli stessi vaccini sui loro cittadini vogliano il male della loro gente? No, dottoressa, non ho detto che vogliano il male. Diciamo, si basano su convinzioni di alcuni, diciamo, studiosi che sono favorevoli, si basano sulla convinzione che hanno tutti comprato, diciamo, vaccini per miliardi e miliardi, diciamo, di dollari e quindi li devono iniettare nel corpo delle persone. Nessuno che io sappia ha detto che può esserci un pericolo, tra virgolette, fra 2 anni, fra 3 anni, eccetera, perché nessuno l'ha fatto. Quindi non è che vogliano male, ma non vogliono neanche il bene, secondo me, capito? No? Perché sono nel limbo, in una situazione così superficiale. Se un medico mi dicesse: vieni qua, ti tolgo il sangue, vediamo il contenuto della fiala, cosa dice, eccetera, eccetera, mi fa un'analisi, mi dici: guarda, il potassio che c'è all'interno potrebbe farti male, eccetera, eccetera, io sono contento, dico va bene, lo faccio, ma in altre condizioni no, perché mi posso beccare veramente malattie più gravi, dottoressa, di quelle che magari potrei avere adesso, potremmo avere tutti quanti adesso. Lei capisce che quello che mi fa paura è la situazione psicologica di questo momento. E poi pensi, io lo dico così, perché poi questa televisione se lo ricorderà per sempre, ha capito, no? Pensi alla situazione dei medici che devono fare le autopsie. Allora, i medici che devono fare le autopsie, fino adesso tutti hanno detto non c'è responsabilità da parte del vaccino. Ma lei non pensa che ci sia magari qualcuno dietro che li obbliga a dire così e li obbliga a fare così, a fare in una maniera, diciamo, a dichiarare queste cose? A me viene il dubbio atroce che ci sia un regista dietro che magari fa dei medici legali, tra virgolette, gli operatori che devono rassicurare che alle persone, soprattutto, che magari il vaccino non faccia male. Ma fra un po' di tempo credo che venga fuori un qualche cosa. A me viene il dubbio, non posso avere prove. Certo che non me le danno le prove, bisognerebbe trovare un medico, diciamo, che effettivamente sia un medico studioso e che dica sì, quel vaccino lì fa male perché ha creato alla persona questo tipo di cancro, questo tipo di malattia, questo tipo di, diciamo, di problema, e lo dice per iscritto, fa un report che dopo deve essere portato in tutto il mondo. Dottoressa, il dubbio, diciamo, mi assale, come mi assale il fatto, o quasi la pseudo sicurezza, che si verifichi come il 1922, l'inizio della fine, dottoressa. Non ingoiate il rospo è sempre con voi e vi difende da ogni azione e ogni sopruso. Grazie. Grazie all'avvocato Vito Claut per il suo contributo questa sera. Grazie ancora. Prego, prego. Green Pass da domani scatta anche per le palestre. Il presidente di categoria di Ascom Confcommercio, Reno Sellan, ha detto: così si penalizza il mondo sportivo. Sentiamolo. Ma andavano viste altre situazioni prima di, cioè di fare, di emettere questa così, sentenza, chiamiamola, perché come ho indicato, insomma, le strutture come le nostre, insomma, in tutto questo periodo qui, nel primo lockdown e poi nel secondo, hanno adottato tutta quanto una serie di misure di sicurezza e di igienizzazione, con anche indici, cioè, di contagio, insomma, abbiamo dei dati fatti da alcuni sondaggi su 1.000 strutture in Italia, quindi si parla di 1 persona su 1.000 come contagiati. Comunque questo ad oggi è la realtà e quindi bisogna stare su quello che è, non tanto il problema che sorge, ma sulle soluzioni che ti possono, insomma, aiutare a superare anche questo momento qui. Ecco, questa, il fatto, c'è proprio un obbligo, quindi non è che ci possa essere una situazione di avvantaggiare qualcuno piuttosto che altri, cioè tutte le persone che entrano devono essere in possesso del Green Pass. Questo è chiaro che per il settore nostro, come quello sugli aspetti che avevo appunto indicato,
è un ulteriore aggravante, ecco, questo è per quanto riguarda un certo tipo di popolazione, parlo dei giovani, quindi parlo dei ragazzi dai 12 anni in su, dove ovviamente sì, c'è una situazione un po' più di attenzione verso così, il fatto del vaccino, ecco, o del Green Pass, ecco, utilizziamo, ed è questo il mondo dello sport, è stato bloccato prima e adesso viene comunque anche qui ridotto in parte quello che è la possibilità di poter accedere negli impianti sportivi italiani, questo è. Per voi questo provvedimento è severo perché avevate già adottato tutta una serie di misure e si possono anche quantificare le spese fatte per mettere in regola tutto quanto? Cioè, le spese sono state fatte veramente tante, ma si può pensare solamente all'utilizzo, che può sembrare una banalità, della carta che viene utilizzata normalmente per dare la possibilità di pulire ogni volta che l'utente utilizza un attrezzo, oltre l'igienizzazione, tutti quelli che sono, insomma, degli aspetti legati alle pulizie, oltre sono state fatte tutte quante anche delle separazioni tra un attrezzo e anche l'altro per rendere anche lì più sicuro quello che è l'attività all'interno, tutte le attività vengono su prenotazione, c'è tutta la tracciabilità delle persone all'interno delle strutture, viene mantenuta in maniera molto severa quello che è gli aspetti legati al distanziamento. Ci sono i trainer che sono impegnati in un'attività in più rispetto a quello che era prima, proprio anche quella di andare ogni volta ad igienizzare quelli che sono gli attrezzi che vengono utilizzati. È un lavoro in più rispetto a quello che era prima. Comunque, insomma, ci siamo adeguati, ci siamo, insomma, dati da fare e allineati tutti quanti a quello che erano queste regole. Questa situazione qui, insomma, ad oggi la si accetta perché non ci sono altre soluzioni. Cosa vi aspettate a livello di affluenza da domani, data proprio di partenza del provvedimento e poi anche da settembre? Allora, io in alto sono fiducioso perché in Friuli c'è il 70% della popolazione che si è vaccinata ad oggi. Tutto quello che è l'aspetto legato a quello che si sta facendo porterà sicuramente ad aumentare questo numero. Quindi, a mio avviso, sarà una minima parte interessata a quello che è questo diciamo, provvedimento. Di conseguenza, sono, diciamo così, fiducioso, ecco, di quello che sarà l'inizio della stagione, perché per noi comunque la stagionalità, i mesi estivi sono dei mesi così diversi rispetto a quelli che sono i mesi tipo settembre, ottobre, novembre e inizio primavera. Quindi, almeno noi siamo fiduciosi, insomma, di poter riprendere quanto prima l'iter di normalità, anche se si andrà a regime non prima del 2022, penso io, questo ci vorrà ancora, insomma, qui bisogna un attimo valutare quelle che saranno le decisioni dei vari organi preposti a questo. Secondo le indagini relative al monitoraggio sul tessuto imprenditoriale regionale, stando al primo trimestre del 2021, per le imprese è previsto un possibile rialzo degli utili. Sentiamo i particolari nel servizio di Edoardo Anese. Nonostante la fase difficile che stiamo attraversando, le imprese del Friuli Venezia Giulia dimostrano una notevole capacità in termini di resilienza nel post pandemia. Il sistema imprenditoriale regionale sta tenendo, una buona parte delle imprese ha rilevato addirittura un miglioramento dei ricavi con ottime previsioni per la fine dell'anno. A dichiararlo l'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, stando a quanto emerso dai dati relativi alla prima tranche di monitoraggio sul tessuto imprenditoriale regionale relativa al primo trimestre del 2021. Dall'indagine è emerso che oltre il 14% delle imprese ha stimato un miglioramento rispetto all'andamento dei ricavi con previsioni di ulteriore incremento per la fine dell'anno. Circa il 97% delle imprese ha dichiarato di rimanere aperta, anche se il 49,1% di queste con qualche difficoltà.
Oltre a questi sono tanti altri dati raccolti che mostrano come da parte delle imprese emerga in maniera significativa un fabbisogno in termini di servizi di accompagnamento e in particolare per l'ideazione dei progetti, per il disbrigo delle pratiche burocratiche, per richiedere incentivi e per incrementare la digitalizzazione. A tal fine Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa ha promosso l'istituzione del team per la ripresa che coinvolge diverse realtà del territorio, le quali opereranno in sinergia per soddisfare le richieste di informazione e di supporto che arrivano quotidianamente in relazione all'utilizzo delle numerose opportunità messe a disposizione dalla Regione. Siamo adesso in compagnia di Mauro Capozzella, consigliere regionale in Friuli Venezia Giulia per il Movimento 5 Stelle. Grazie per essere qui con noi questa sera. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. È in corso, insomma, si è conclusa la prima votazione per, insomma, eleggere Giuseppe Conte, leader, presidente del Movimento 5 Stelle. Si aspetta che sarà quindi confermato? Come sta andando? Sì, è un agosto, mettiamola così, è un agosto di grande lavoro per il Movimento 5 Stelle in questa sua fase di, chiamiamola tranquillamente, ristrutturazione. È un Movimento 5 Stelle, diciamo, 2.0 all'insegna di Giuseppe Conte. Sì, c'è stata una prima votazione attraverso la piattaforma SkyVote in cui gli iscritti hanno potuto, diciamo, dopo aver letto il nuovo statuto del movimento, votarlo, e il risultato di questo primo voto è stato plebiscitario nei confronti, diciamo, della bontà di questa ristrutturazione. E adesso in questi giorni, 5 e 6 agosto, ci approcciamo a questo secondo voto che invece è più sulla figura del capo politico del Movimento 5 Stelle, quindi incentrata sulla figura di Giuseppe Conte. Io mi aspetto un risultato analogo a quello inerente allo statuto del nuovo statuto del Movimento 5 Stelle, quindi mi auguro che ci sia un risultato analogo, le votazioni si chiuderanno fra, credo, 24 ore e quindi faccio un grande in bocca al lupo al Presidente Conte affinché diventi a tutti gli effetti e il nuovo capo politico del nuovo Movimento 5 Stelle. È stato appunto, sono stati dei mesi un po' impegnativi per il Movimento 5 Stelle, è stato votato anche il nuovo statuto e quindi creata una sorta di nuova identità del Movimento. Lei è soddisfatto del risultato che è stato ottenuto? Noi, diciamo, anche il gruppo del Movimento 5 Stelle Pordenonese ha sempre creduto, diciamo, in questo nuovo corso del Movimento 5 Stelle e non da meno noi abbiamo affisso sulle vetrine della nostra sede in via Beato Odorico 12 è proprio l'immagine di Conte, perché abbiamo sempre creduto, diciamo, in Conte e nella sua guida politica. Effettivamente noi abbiamo attraversato un periodo estremamente difficile in questo conflitto tutto interno che molto probabilmente riguardava, diciamo, la visione futura del Movimento 5 Stelle, cioè tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. Tutto si è risolto per il meglio, è stata trovata una sintesi, nel senso che Beppe Grillo sicuramente, fondatore del Movimento 5 Stelle, non voleva un partito simile agli altri partiti. Giuseppe Conte, neanche Giuseppe Conte, dal nuovo statuto vuole, diciamo, un movimento che sia simile agli altri partiti. Serve però un briciolo di organizzazione, ma proprio quell'organizzazione è anche spiccia per quando appunto si affrontano sul territorio le elezioni amministrative, per esempio, o fare le liste. Il movimento territorialmente era sprovvisto delle figure idonee e adatte per svolgere tutta questa serie di mansioni che, quando ci si approccia ad una competizione politica, poi diventano fondamentali e indispensabili. Quindi finalmente ci siamo, verranno identificate territorialmente anche delle figure importanti che aiuteranno il movimento sicuramente a farlo crescere, e quindi abbiamo dato vita a questo nuovo corso.
Nonostante quindi abbiate, si sia trovato questo accordo, comunque alcuni malumori rimangono, c'è chi protesta, chi non si sente più rappresentato nel, diciamo, nel movimento 2.0. Lei come risponde a queste persone che minacciano anche di, insomma, ritirarsi? Bah, diciamo che nel corso di questa legislatura le defezioni sono state molte, o per un motivo o per l'altro. Quello che invito a fare i colleghi, diciamo, parlamentari, i colleghi consiglieri regionali e tutti gli attivisti sul territorio è quello di invece rimanere all'interno del movimento e portare le proprie istanze. Perché tutto sommato il movimento che nasce dalla base continua ad essere un movimento bottom up, cioè dell'istanza che proviene dal territorio, nella filiera corta, diciamo, di comunicazione che arriva poi nelle istituzioni. Anche dandosi una struttura, il movimento rimarrà tale. Ripeto, e questo, diciamo, è il messaggio che rivolgo a tutti coloro che rimangono titubanti, a tutti gli attivisti che rimangono titubanti. Un briciolo di organizzazione serve per questioni veramente spicce ma vitali. Se non c'è organizzazione non può esserci futuro. Quindi non siamo ad un partito verticista, no? In cui ci si chiude nelle stanze dei bottoni fra poche persone, ma siamo invece di fronte a un nuovo movimento che ha bisogno di organizzazione proprio per far arrivare meglio e prima le istanze del territorio nelle istituzioni. Prima di lasciarla andare, le faccio un'ultima domanda. L'argomento, insomma, del periodo è il Green Pass. Con l'onorevole Luca Sut, che è stato ospite alcune settimane fa, abbiamo parlato di come il Movimento 5 Stelle fosse un po' scettico all'estendere questo provvedimento anche a, appunto, gli ingressi in qualsiasi locale pubblico al chiuso. Dal suo punto di vista, la decisione di effettivamente andare avanti con questo provvedimento, che entrerà in vigore da domani, è corretta, è giusta? Ma quello che vedo io, in questo caso parlo, diciamo, da privato cittadino, è che il Green Pass, cioè il patentino che ti serve per accedere a determinati servizi o determinati luoghi pubblici, è ad oggi il male minore, fondamentalmente. Non parlo di, come il suo ospite precedente, no, di dittatura sanitaria. È il male minore indispensabile affinché poi a settembre, perché il vero tema sostanziale è questo, cioè a settembre devono riaprire le scuole, devono riaprire in sicurezza, deve esserci un trasporto pubblico locale che garantisca agli studenti il pieno ritorno in aula. Quindi, come posso dire, il Green Pass è uno strumento indispensabile perché poi si ritorni quanto possibile alla normalità. Quindi ad oggi sono assolutamente favorevole al Green Pass per poi permettere agli studenti di ritornare a scuola e abbandonare la didattica a distanza, che è stato uno strumento efficace in piena emergenza, ma che vorremmo anche lasciarci alle spalle. Grazie allora Mauro Capozzella per essere stato in nostra compagnia, ci torni pure a trovarci. Grazie, grazie infinite, buonasera a tutti. Parliamo quindi di coronavirus. Da stasera, via alle prenotazioni straordinarie in Veneto per 100.000 dosi di vaccino disponibili in 7 giorni. Quasi 900 casi di contagio in 24 ore, code per il tampone ai Covid Point. Sentiamo il servizio di Alessio Conforti. Dalla mezzanotte in arrivo, ossia quella di venerdì 6 agosto, il Veneto apre le prenotazioni per 100.000 dosi di vaccino Pfizer e Moderna a disposizione dei cittadini delle 7 province. Si tratta di uno slot speciale con tanto di garanzia,
Chi si prenota entro 7 giorni, quindi entro venerdì 13 agosto, avrà eseguito la dose. Si tratta di un'accelerata importante in un momento in cui le vaccinazioni viaggiano a 40.000 inoculazioni giornaliere. Sono 2.760.000, dato di oggi, i veneti che hanno completato il ciclo completo, mentre 3.088.000 sono quelli che hanno fatto la prima dose. I nuovi contagi delle ultime 24 ore sono quasi 900, guardando l'ultimo bollettino di Azienda Zero, con un decesso in più rispetto a ieri. La massiccia campagna di tamponi messa in atto dalla regione fin dall'inizio della pandemia ha subito nelle ultime ore un'accelerata importante. Questa era la coda odierna al Covid Point di Via Zappetti a Portogruaro. Oltre ai test ordinari, tanti erano gli stranieri presenti nella città dell'Emene anche a seguito delle disposizioni tedesche di rientro nel paese dopo la vacanza, con l'obbligo del tampone 48 ore prima. In Friuli Venezia Giulia sono 111 i nuovi contagi, salgono le infezioni tra gli under 30, la positività è al 2,26%. E quanto rivela il bollettino Covid di oggi? Su 4.289 tamponi molecolari eseguiti sono stati rilevati 97 positività, di cui 8 migranti in provincia di Trieste e 2 in quella di Gorizia. Sono 1.407 i test rapidi realizzati che hanno rivelato 14 nuovi contagi. Dall'analisi dei dati emerge che il 58% dei positivi oggi trovati hanno meno di 29 anni. Fortunatamente non si registrano decessi e sono ancora 4 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre sono scesi a 19 quelle ricoverate in altri reparti. Secondo i dati pubblicati dalla Fondazione GIMBE, la situazione negli ospedali regionali sarebbe tra le migliori in Italia. Peggiora però il dato sui positivi ogni 100.000 abitanti, 63 in tutto il Friuli Venezia Giulia, con il picco nella provincia di Pordenone che ne conta 73. Andiamo adesso in Veneto con l'ospite in compagnia di Alessio Conforti. A voi la linea. Grazie con Antonio Bozzo, presidente regionale dei Bersaglieri del Veneto. Ben ritrovato con chiaramente il cappello in seguito. Beh, insomma, io l'ho vista qualche giorno fa sui social vicino al generale Figliuolo, davvero una bella emozione. Immagino ci racconti insomma la visita del generale e anche l'avvicendamento che ha avuto. Grazie, grazie a voi dell'invito. Sì, è stata un'esperienza bellissima, insomma anche emozionante, perché domenica scorsa su a Cima Grappa, per questa cerimonia così importante che si svolge la prima domenica di agosto di ogni anno, insomma, in questo sacrario che è maestoso al ricordo di decine di migliaia di caduti di tutti i fronti, c'era appunto il generale Figliuolo, col quale insomma abbiamo avuto questo scambio di fotografie, è stato molto gentile e lui stesso ha ricordato anche che il 2021 è l'anno del Milite Ignoto, del centenario della traslazione del Milite Ignoto, insomma questo grande evento col quale ci stiamo preparando ormai da 2 anni per come dire, toccare con una staffetta cremisi della pace tutti i punti, gli 11 luoghi per la precisione, dove sono state esumate le 11 salme. Di cui poi una è stata insomma scelta come rappresentativa di tutti del Milite per andare a Roma Ecco, ci all'altare della sono anche già patria. delle date, no? Sì, ci sono delle date, si comincerà appunto con un prologo il 16 di ottobre, ma poi la staffetta entra nel vivo con la regione Trentino-Alto Adige il 18 e 19 di ottobre, per poi scendere dal 20 al 24 di ottobre in Veneto, dove il testimone, che è la campana della pace in miniatura, sarà consegnato da me direttamente al presidente della regione Friuli Venezia Giulia dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, per proseguire poi per le altre 4 tappe fino al 28 di Ma magari ottobre. ce lo porterà qua il presidente. Non mancherò, la Beh. prossima volta porteremo il Ah, presidente. Sì, volentieri, sì, 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 lo sì. ospitiamo volentieri anche perché insomma Bene. sono eventi importanti questi. Tra l'altro, quello del centenario del Milite Ignoto consente anche, no, di fare un focus
su una fetta di storia determinante per noi, ma che vede anche tanti territori dello stesso pianeta orientale essere protagonisti, no, in questo senso. Assolutamente sì, addirittura vi ho parlato di 5 tappe dal 20 al 24, ma il Veneto sono state esumate anche la salma numero 6, ad esempio a Jesolo nel 1921 si chiamava Cava Zuccherina, e poi la salma numero 7, che faremo una manifestazione extra staffetta un po' particolare il 21 di novembre. Quindi vorrei ricordare che delle 11 salme, ben 6 sono state esumate in Veneto. Un dato importante questo. Grazie al cavaliere Antonio Bozzo per essere stato con noi. Grazie a voi. Presidente regionale dei Bersaglieri del Veneto. Torneremo sul Milite Ignoto, linea che può tornare a Pordenone. È qui con noi adesso Francesca Vaccaro, dottoressa commercialista, che io ringrazio per essere in nostra compagnia. Grazie a voi, buonasera a tutti. Questa sera parliamo di contributi obbligatori per i forfettari. Prego. Eccoci qua. Allora, parliamo di un argomento che forse chi dall'altra parte è già forfettario conosce, ma visto che spesso ci troviamo a rispondere a questa domanda e visto che dalla stampa specializzata di ieri è stato fatto un punto su questo tema, mi è sembrato utile fare un piccolo riepilogo. Chi ha il regime forfettario lo sa, ma ripassiamo. Se si ha la partita IVA e si hanno delle soglie di reddito e di fatturato previste ed effettive sotto ai 65.000 euro, c'è la possibilità di non tenere la contabilità, di compilare in modo semplificato la dichiarazione dei redditi e togliersi alcuni degli adempimenti infrannuali che una contabilità normale tiene. E questo si chiama appunto regime semplificato, ma non è solo un alleggerimento di adempimenti infrannuali, è anche un alleggerimento dell'imposizione fiscale alla fine di questo anno, quando si calcolano appunto le imposte, perché non si paga l'IRPEF come persone fisiche, quindi l'imposta sui redditi delle persone fisiche, ma si paga un'imposta sostitutiva che ha una percentuale che può essere 5 o 15% a seconda dei casi, a seconda che l'attività sia nuova oppure no, ma insomma molto meno della prima aliquota dell'IRPEF, che è il 23%. Per cui, per farla molto semplice, chi sceglie un regime forfettario ha delle semplificazioni e in cambio di queste semplificazioni deve rinunciare a qualcosa. Una delle cose a cui rinuncia è quella di cui parliamo stasera, cioè riferimento ai contributi obbligatori. I contributi non sono altro che, per farla molto semplice, l'INPS, per chi è iscritto all'INPS, oppure per chi ha degli albi professionali come gli avvocati, i geometri, gli architetti e così via, le rispettive casse previdenza, che sono, come si sa, obbligatori. I contributi si calcolano sul reddito e quindi anche sul reddito dei forfettari. Come si calcola il reddito dei forfettari? Senza che andiamo nel dettaglio, non si tengono il fatturato meno i costi, come tutte le altre attività, quindi quanto incasso meno quanto spendo, per farla molto semplice, ma lo Stato forfettizza, ed è per questo si chiama forfettario, cioè immagina che una piccola percentuale dei ricavi che ci entrano siano costi e quindi ce li decurta come forfè. Un professionista, per esempio, ha il 78% di reddito. Vuol dire che il 78% è considerato reddito. La differenza fra 78 e 100 è costi forfettizzati, sostenuti o meno, ce li decurta. Ecco, su questo 78% poi si calcola la sostitutiva, ma prima si possono dedurre i contributi previdenziali come in qualsiasi altra dichiarazione quando c'è un reddito assoggettato a IRPEF. I contributi previdenziali che si possono dedurre dal reddito dei forfettari, però, non sono tutti i contributi previdenziali, ma sono solo quelli obbligatori, ed è questa la specifica di cui parliamo in questo appuntamento. Cosa vuol dire? Che quelli che sono obbligato per legge a pagare sono quelli che mi dedurrò, a differenza di quello che mi succede se sono soggetto all'IRPEF, quindi ho una partita IVA normale oppure ho redditi di altro tipo, come i redditi di lavoro dipendente. In quel caso, infatti, se io ho il fondo pensione, per esempio, che è, come si sa, un onere deducibile, oppure ho deciso di fare il riscatto degli anni di laurea e quindi ho pagato INPS in più, quella è una scelta, non è un obbligo. E di conseguenza, nei forfettari, questo non è deducibile. Siccome ci capita molto spesso che il forfettario presenti la documentazione del fondo pensione sperando e auspicando di toglierlo dal reddito, la risposta è no. Purtroppo è stato chiarito che solo quello che è obbligatorio versare diminuirà il reddito dei forfettari. Quindi da una parte abbiamo un beneficio, dall'altra dobbiamo rinunciare a qualcosa. E giusto per valutare quanto ci conviene, nell'economia della convenienza del regime che si sceglie, anche questo va messo in conto. Grazie allora Francesca Vaccaro per il suo contributo questa sera, come sempre molto interessante. Grazie ancora per essere stata in nostra compagnia. Grazie.
Sono stati stanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia 1,3 milioni di euro per le strade forestali regionali. Vediamo di che cosa si tratta nel prossimo servizio. Ammontano a 1,3 milioni di euro i fondi che la Regione ha stanziato per sistemare e migliorare la viabilità forestale, risorse con le quali verranno finanziati 8 progetti pubblici e privati in altrettanti comuni montani del Friuli Venezia Giulia. A darne notizia è l'assessore regionale alla montagna Stefano Zannier, il quale ricorda come in questo ambito l'amministrazione regionale si era impegnata già a giugno del 2016 a Verona con l'accordo interregionale sul prelievo legnoso in ambito boschivo e sulla filiera legno, a raggiungere l'obiettivo di raddoppiare la presenza di strade forestali passando da 13 metri ettaro ai 25 metri ettaro. Per questo motivo già lo scorso anno il Friuli Venezia Giulia aveva messo a disposizione 1,2 milioni di euro per 7 iniziative di viabilità forestale da sviluppare sul territorio regionale, dando continuità alle politiche di investimento in sinergia con gli investimenti cofinanziati dal PSR FVG 2014-2020 e con i fondi di concertazione. La viabilità forestale, spiega Zannier, è fondamentale per attuare la selvicoltura naturalistica ed è un valido strumento per la gestione integrata sostenibile delle aree montane. Sulla scarsa utilizzazione dei boschi della nostra regione, spiega Zannier, pesa certamente la frammentazione della proprietà forestale privata. A ciò si aggiunge la necessità di strutturare un sistema stradale forestale adeguato alle odierne esigenze di utilizzo e capace ad assolvere un ruolo multifunzionale, cioè sia di tipo turistico sia di prevenzione dei rischi e di pronto intervento in caso di calamità naturali. Non va dimenticato infatti che il nostro utilizzo dei boschi è 3 volte inferiore rispetto a quello della Francia, Spagna e Portogallo e 5 volte più basso di quello della Germania e Gran Bretagna. Il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, con delega alla salute Riccardo Riccardi, quest'oggi ha fatto visita al centro di salute mentale di Barcola a Trieste. Sentiamo che cosa ha detto. Nella giornata di oggi l'assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità Riccardo Riccardi si è recato in visita presso il centro di salute mentale di Barcola per incontrare la direttrice della salute mentale di Asugi, area giuliana, professoressa Elisabetta Pascolo Fabrici, la dirigente infermieristica dottoressa Gabriella D'Ambrosi, il dottor Samani in rappresentanza della direzione strategica di Asugi e infine il dottor Pierfranco Trincas, nuovo direttore del CSM di Barcola. L'occasione si è inoltre rivelata un importante momento di confronto anche con alcuni professionisti dedicati all'assistenza e alla cura. Lo stesso Riccardi ha portato i suoi più sentiti ringraziamenti a tutti i professionisti del Dipartimento che, nonostante il difficile periodo legato alla pandemia da coronavirus, hanno da sempre lavorato per garantire un supporto continuo ai pazienti e alle loro famiglie. Tema principale all'ordine del giorno, quello dei disturbi del comportamento alimentare, un tema che mi sta molto a cuore e che ritengo rilevante per tutta la regione. Il mio augurio è quello di poter avviare un lavoro di rafforzamento ed adeguamento del modello organizzativo regionale che parta proprio da Trieste, grazie all'esperienza e alla competenza dei nostri professionisti e delle nostre strutture riconosciute a livello mondiale anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha continuato l'assessore Riccardi, che ha concluso il suo intervento augurando buon lavoro al dottor Pierfranco Trincas, recentemente insediatosi alla direzione del Centro di Salute Mentale di Barcola. Sono certo che grazie alla sua esperienza di lunga data potrà portare un contributo fondamentale a tutto il sistema. Continua anche la campagna nazionale di verifiche relative al corretto svolgimento delle operazioni di sanificazione degli ambienti di lavoro e delle attrezzature. Sentiamo nel prossimo servizio gli esiti dei controlli effettuati in regione. Nell'ambito dei controlli anti-Covid eseguiti in Friuli Venezia Giulia dal reparto NAS dell'Arma dei Carabinieri di Udine, nucleo antisofisticazioni e sanità, sono state rilevate 23 irregolarità all'interno di 60 supermercati della regione Friuli Venezia Giulia. L'operazione rientra nell'ambito della campagna nazionale di verifiche effettuate col fine di accertare la corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature
per limitare il contagio da Covid-19. Due le sanzioni di carattere penale emesse con relativa segnalazione all'autorità giudiziaria, 33 invece quelle amministrative, per un valore complessivo di 36.620 euro. Dei 13 supermercati giuliani controllati dalle forze dell'ordine, 8 sono stati sanzionati amministrativamente, nelle altre province invece una sanzione penale, 14 amministrative sono state emesse a Udine, 5 nel Goriziano e 7 infine nel Pordenonese. In sinergia con ASU FC, l'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale, sono stati eseguiti anche 14 tamponi ai dipendenti, ma nessuno di essi ha fatto riscontrare casi di positività. Linea adesso a Udine con l'ospite in compagnia del collega Edoardo Anese. A voi la linea. E in nostra compagnia Emilio Gottardo, attivista di Lega Ambiente, ben ritrovato. Buonasera, grazie. La questione dei parchi fotovoltaici è questione delle ultime ore. Facciamo un po' il punto su cosa sta succedendo. Sta succedendo che con l'approvazione del Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa e tutto un altro insieme di normative nazionali ed europee si sta verificando una sorta di assalto alla diligenza da parte di imprenditori nazionali ai territori agricoli della nostra regione con la presentazione di numerosi progetti. Abbiamo assistito nell'ultimo mese a oltre 300 ettari di superfici richieste per installare questi grandi parchi fotovoltaici. E quindi è una situazione, come dire, che evolve rapidamente, rispetto alla quale riteniamo che ci siano dei ritardi in termini di distribuzione e disposizione di questi impianti nei campi, ma soprattutto nelle coperture, nei tetti, nelle aree degradate presenti in regione in maniera numerosa, un ritardo da parte della regione nel capire che questo è un processo che si innesca oggi, ma che durerà molti anni e che soprattutto sarà irreversibile. Quindi la regione si è mostrata poco interessata alla questione, possiamo dire? Sì, poco attenta, soprattutto nel recepimento di quelle linee guida che bene o male lo Stato ha già emanato da molti anni, e il cui recepimento vede ancora non solo la nostra regione, ma un po' tutte le regioni in ritardo. E quindi quelle che dovrebbero essere, come dire, i luoghi preferenziali su cui installare impianti fotovoltaici, e cioè, ripeto, le coperture, i tetti, gli stabilimenti industriali abbandonati, anche non abbandonati, le aree degradate, le aree militari, gli scali ferroviari, le zone industriali, cioè c'è una, come dire, una vastità di tipologie, no, potenziali, su cui nessuno, di cui nessuno parla, e di quello a cui unicamente assistiamo è questa aggressione anche delle nostre campagne, anche in zone molto interessanti da un punto di vista paesaggistico. Ecco, e dell'altro giorno la notizia che su nostra, dopo le nostre osservazioni e quelle assieme a quelle del comune di Tricesimo e Tavagnacco, un proponente, l'Enel, ha ritirato una domanda perché un progetto gravemente carente da un punto di vista dei contenuti, ma anche e soprattutto in contrasto netto con le norme urbanistiche dei comuni. Quindi come possiamo definire la posizione di Legambiente in merito alla questione? Allora, noi diciamo che c'è una priorità, l'ho già detto e lo ripeto, per fare questi impianti sulle coperture e su tutte le aree degradate. Quindi la Regione dovrebbe impegnarsi da un punto di vista concreto, da una parte all'individuazione di queste aree, alla pianificazione delle aree non idonee, come previsto dalle normative nazionali, cosa che ancora non ha fatto, e solo in via residuale, ove ve ne fosse la necessità, procedere all'occupazione di zone agricole, in particolare con la tecnica dell'agrivoltaico, che vuol dire consentire la prosecuzione dell'attività agricola assieme alla produzione energetica.
Questo è possibile, ci sono esempi, studi interessanti sia in Italia ma soprattutto in Germania che possono essere raccolti, recepiti, e evidentemente bisogna impegnarsi, bisogna metterci un po' di buona volontà, però come dire, abbiamo lavorato per anni sul concetto di fattoria didattica, beh, perché non parlare anche della fattoria energetica e quindi dare anche dalle campagne un contributo importante alla transizione energetica dalle fossili alle rinnovabili. Bene, allora noi avremo sicuramente modo di tornare sul tema. Intanto ringraziamo il signor Gottardo per essere stato con noi oggi, grazie ancora. Grazie a voi. E linea che può tornare a Pordenone. Si è tenuta alle 18.30 di oggi nella sala consiliare di Palazzo Burovic a Casarsa della Delizia la 7ª edizione di Filari di Bolle, la selezione degli spumanti del Friuli Venezia Giulia organizzata dalla Proloco di Casarsa, da Città di Casarsa della Delizia e dall'Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia. La selezione ha decretato le migliori bollicine regionali con l'obiettivo di valorizzare la qualità e l'eleganza di prodotti che suscitano sempre maggiore interesse sui mercati nazionali ed esteri, dove la richiesta di spumanti made in Friuli Venezia Giulia continua ad aumentare. Su 87 vini partecipanti, la giuria, composta da Pier Dalmas, Rodolfo Rizzi, Gianni Ottogalli, Stefano Cosma, Vladimiro Tulisso e Stelio Smotlak, ha scelto per la categoria Metodo Charmat Prosecco DOC il Lorenzonetto Cav Guido di Pertegada per il prosecco millesimato extra dry. Per la categoria Metodo Charmat monovarietale, Eugenio Collavini di Corno di Rosazzo per la ribolla gialla dosaggio zero. Per il metodo Charmat Cuvée, i viticoltori friulani La Delizia di Casarsa della Delizia per il Naonis Jader Cuvée. Infine, per la categoria metodo classico, i Magredi di Domanins di San Giorgio della Richimvelda per il Michelangelo. Inoltre, sono stati consegnati due premi speciali, uno dedicato al metodo Charmat Prosecco DOC Rosé, la grande novità degli ultimi mesi nel campo delle bollicine, che è andato a Forcir Viticoltori in Friuli di Camino al Tagliamento per il Gioi. L'altro, per la migliore etichetta, è andato a Modeano di Palazzolo dello Stella per Avril Ribolla Gialla Friuli DOC. Le cantine premiate hanno ricevuto una fotografia del maestro Elio Ciolli incorniciata dallo studio Il Glifo. Altro test per il Pordenone Calcio in vista dell'inizio della stagione. È finita 2-2 la sfida contro il Padova. Le parole del mister Paci dopo la gara. Un buon test è stato, abbiamo fatto secondo me un ottimo primo tempo, poi dopo il secondo siamo un po' calati fisicamente, i carichi di lavoro si sono fatti sentire oggi, fa tutto parte della normalità e poi sì, alla fine è stato un buon pareggio, potevamo fare qualcosa in più secondo me, però ripeto è stato un allenamento per noi importante, abbiamo messo minuti nelle gambe e ci stiamo preparando per la Coppa Italia. Forse il primo tempo si poteva anche trovare il secondo gol? Sì, si poteva trovare il secondo gol, in più occasioni non ci siamo riusciti. Ripeto, in questo momento un po' la stanchezza dei carichi di lavoro si fanno sentire, adesso già inizieremo un po' questa settimana, una settimana un po' di avvicinamento alle gare ufficiali, si scaricherà un po' anche la settimana prossima, quindi fa tutto parte della normalità. Comunque i ragazzi hanno fatto un ottimo primo tempo, poi hanno fatto buoni 25 secondi nel secondo tempo, sono contento per certe cose, per altre bisogna migliorare, ma è normale, fa tutto parte del processo. Hai dato minutaggio insomma all'intera rosa insomma in questi ultimi test? Sì, cerco di fare più cambi possibili, quando fai cambi a livello di gioco qualcosa purtroppo concede in campo, infatti quando abbiamo fatto i cambi abbiamo perso un po' di equilibrio e abbiamo preso gol. Però è giusto valutare tutti i ragazzi, è giusto dare minuti a tutti, siamo una rosa ampia, siamo una rosa importante, quindi in questo momento secondo me è giusto dare importanza a tutti i giocatori. Avere la ripresa comunque è una prova di carattere, cioè in questo processo formativo? Sì, importante, perché significa che iniziamo a capire cosa significa competere, cosa significa non mollare, allenamento, partita che sia, non cambia, siamo il Pordenone, dobbiamo provare ad essere sempre la migliore squadra che possiamo essere, cercare di vincere tutte le partite. Sarà un campionato impegnativo, però credo che
la mentalità farà la differenza. Gli strappi di Cambiaghi nel finale hanno fatto la differenza? Sì, Di Colombo è un buon giocatore, un ottimo giocatore, come abbiamo altri buoni giocatori, soprattutto gli esterni sono bravi, al centrocampo la rosa è una buona rosa, bisognerà lavorare per tirare fuori il massimo. E a questi esterni che trovano subito il gol tipo Kupić è importante? Sì, sono delle giocate che proviamo, cerchiamo di far venire dentro, giocare internamente gli esterni. Sono contento del gol di Thomas, un giocatore importante per noi. L'azione del gol è stata una bellissima azione, però vabbè, poi dopo dobbiamo lavorare su tante cose, quindi in questo momento siamo molto concentrati su cercare di migliorare il più velocemente possibile. Sono contento della mentalità che dopo lo svantaggio oggi i ragazzi hanno messo in campo e niente, continuiamo a lavorare, continuiamo a cercare di migliorare. In questo processo Pordenone-Bologna che significato ha? Lo stesso della partita scorsa con l'Atalanta di quella di oggi, è un'opportunità per migliorare, è un'opportunità per competere, è un'opportunità per crescere rispetto ad oggi, perché oggi se alcune fasi di gioco sono state buone, altre meno buone e quindi avremo un'opportunità di migliorarle anche con una squadra importante come il Bologna, avremo un'opportunità di testare la nostra mentalità che sarà quello che conta a prescindere dall'avversario. E quindi sarà un'opportunità, è un'opportunità domani alla ripresa degli allenamenti e così sarà la partita di domenica, cercheremo di farla nostra, non farcela scappare. Andiamo adesso in Veneto con l'ospite in compagnia del collega Alessio Conforti. A voi la linea. Grazie Alessandra Zanutto, consigliera comunale a Portogruaro. Cosa ne pensa della petizione insomma in atto per quanto concerne il verde in città? Sì, buonasera dottor Conforti, buonasera a tutti. Ecco, sì, la petizione, il cartello della petizione l'ho visto anche io questa sera ed è un po' che la sinistra, la minoranza dell'amministrazione comunale ha puntato il dito contro di noi perché nel DUP, nella programmazione delle opere pubbliche, c'è il rifacimento di alcuni viali, tra cui Viale Trieste e quello Viale Matteotti dello stadio, in cui è stato indicato il taglio dei tigli, o cosiddetto, era proprio messo lì. Però abbiamo sempre cercato di chiarire, specialmente sia in commissione che in consiglio comunale, che il taglio dei tigli verrà effettuato esclusivamente ed opportunamente dopo un'analisi dettagliata da parte di persone adatte a vedere se queste piante sono malate. Allora, la domanda che molti cittadini fanno, perché questo gran clamore per tagliare i pini? Allora, nel progetto, al di là dell'eventuale taglio dei pini, c'è comunque la rimessa in opera di tutte le piante. Giustamente, ha detto correttamente lei, dei tigli e dei platani Viale Trieste e comunque una sostituzione di piante ammalate. Ricordiamo che Viale Trieste, ancora negli anni 70, era un viale stupendo, costeggiato proprio dai platani, cosa che poi è stata cambiata con l'evento della pista pedonale e della pista ciclabile fatta proprio di Viale Trieste e i platani sono stati tagliati, ce ne sono solo alcuni. Alcuni sono stati tagliati perché ammalati già negli anni scorsi e ora invece noi crediamo di ripristinare il verde in questo viale. Il verde di Viale Matteotti sarà ripristinato e anzi dove potremmo sarà addirittura aumentato. Quindi, diciamo la verità, il verde non è assolutamente da tagliare, è solo da incrementare a Porto. Credo che il verde in questa città è il punto principale, uno dei punti principali nel programma di Florio Flavero e sicuramente non sarà una... Diciamo, questo è stato un po' un punto di appoggio della sinistra perché credo che realmente non abbiano altro da dire. La petizione per un verde assoluto lo posso capire se nel momento in cui gli alberi non ci sono più, oppure in previsione di tagliarli. Noi abbiamo ospitato tra l'altro anche il sindaco a ridosso, certo, insomma, di questa.
e la stessa una, insomma, in rappresentanza di questo comitato promotore. Sì. E lei parla di sinistra, ma da quello che sappiamo noi, insomma, è un comitato di cittadini che si è unito per... Certo. Crede che ci sia una strumentalizzazione politica su questo? Beh, indubbiamente, dottor Conforti, indubbiamente, perché abbiamo visto già delle scenate venute fuori dal comune durante un consiglio comunale con i cartelloni, ed alcune persone della minoranza sono andate fuori anche a fotografare, a riprenderle. Quindi hanno strumentalizzato sicuramente questa cosa per portare i cittadini ad ascoltarli, visto che al momento sicuramente non hanno altro su cui appoggiarsi. Perché... Per esempio la signora Venturin, che era qui sabato scorso, sì, al di là, insomma, della questione, ricordo che dicesse: puntiamo anche a un tavolo di sinergia con il comune. Certo. Per cercare magari di trovare delle soluzioni che possano andare bene magari... Certo. Alle esigenze di questi cittadini che firmano e che firmeranno, e anche delle scelte della stessa amministrazione. È anche, diciamo così, propositiva per un domani di... Certo. Portogallo. Poi è chiaro che, insomma, l'amministrazione fa l'amministrazione, la maggioranza fa la maggioranza e poi l'opposizione fa l'opposizione. Che cosa ne pensa per un domani, insomma, perché anche di questo è chiaramente... No, ma al di là del domani, noi abbiamo chiesto anche veramente, anche nei momenti attuali, se avete qualcosa da proporre, cioè siamo propositivi, però abbiamo sempre detto, il sindaco lo ha sempre ribattuto spesso, i cittadini di Portogruaro o comunque le persone che rappresentano i cittadini che sono in consiglio comunale devono cercare di collaborare, non comunque di prendere una notizia, una frase scritta su un piano e cominciare a battagliare. Cioè, prima di cominciare a battagliare bisogna capire realmente a cosa si riferisce. Non abbiamo mai detto che ci troveremo con le seghe, con la gru a tagliare per quanto riguarda i tigli purtroppo hanno anche dei problemi, sono piante che si possono ammalare, poi diventano pericolose. Allora, a questo punto, facciamo un monitoraggio delle piante, vediamo quelli che realmente possono essere pericolosi e sostituiamoli, non tagliamoli e basta. Noi abbiamo sempre detto, se c'è e sarà la necessità di tagliare delle piante, queste comunque verranno ripristinate, addirittura aumentate, perché il verde a Portogruaro è stato finora poco curato e poco visto, mentre io ad esempio ho fatto una proposta, e il sindaco lo sa, di fare ad esempio molti fiori, perché secondo me la Portogruaro ha bisogno di verde e di fiori, perché è una cittadina stupenda e i fiori e il verde comunque fanno di contorno a qualsiasi bella città. Portogruaro, città fiorita. Indubbiamente, ci terrei e ci teniamo molto, questo grazie. Sì. Grazie, grazie Sanzanuto. Grazie a lei, buonasera a tutti. A Pordenone. E come avevo anticipato all'inizio, questa sera in municipio a Pordenone si è tenuta la premiazione all'atleta di Cordenonza Mirko Zanni. Noi eravamo presenti e in tempo record il nostro tecnico è riuscito a montare il servizio, quindi vediamolo insieme. Qua qualche mese fa, reduce dagli europei, ti aspettavi di tornare con la medaglia di bronzo al collo? Non me l'aspettavo, ma lo volevo. Lo volevo a tutti i costi e sono riuscito a ottenerlo. Come ti sembra l'abbraccio della città e di un intero territorio? Anche questo non me l'aspettavo. E tutto questo clamore, questa folla, insomma, per me è sintomo di orgoglio. Cioè, sono contentissimo, veramente non me lo sarei mai aspettato. Hai vinto una medaglia di bronzo, ma per un atleta come te è ormai quasi andata in archivio e ci sono nuovi traguardi. Sì, beh, ancora in archivio no, lasciamola qua ancora un mesetto, no, poi dritti a Parigi, sicuramente. Presidente, Mirko Zanni, un orgoglio nazionale, questo bronzo che praticamente arriva insperato un po' per quanto riguarda le attività della pesistica che in Italia non sono mai state favorite, però è uno sprone per tutti i giovani. Assolutamente sì, noi credevamo che Mirko potesse lottare per il podio ed eravamo andati a Tokyo convinti che questo lo potesse fare. Lo ha fatto meravigliosamente bene, nonostante la gara sia stata veramente complicata dal punto di vista tattico e tecnico, però Mirko ha veramente grandissime potenzialità per dirci che a Parigi ancora può fare molto, ma molto di più. Uno sprone per tutto il movimento, soprattutto l'attività giovanile. Noi puntiamo tantissimo sull'attività giovanile, fatto è che stiamo lavorando già per Los Angeles 2028 e gran parte dei settori giovanili escono fuori da questa regione che nel tempo e negli anni è sempre stata oltremodo produttiva. E poi Pordenone, diciamo che è uno dei punti fondamentali della pesistica italiana.
punto fondamentale perché abbiamo un maestro appassionatissimo che si chiama Dino Marcuz, che da una vita ha dedicato il suo tempo, il suo spazio, la sua competenza, la sua professionalità al mondo del giovanile in particolare, dove poi la federazione è riuscita a tirare fuori atleti di livello maschi e femmine che hanno dato lustro non solo a questa provincia, non solo a questa regione, ma anche a tutta l'Italia. Quindi la speranza è di trovarci nelle prossime Olimpiadi anche magari una medaglia d'oro. Noi siamo convinti che questa potenzialità c'è, poi le competizioni ovviamente sono competizioni, ma noi crediamo che questa possibilità c'è. Dino Marcuz, ma questo ragazzo merita un 6 meno o qualcosa di più? No, il voto nostro massimo in palestra è 6 meno meno. Oh, sì, quello è 6 meno meno, quello è il voto massimo. Oppure in fase di laurea 110 lode con bacio accademico, no? No, a parte gli scherzi, no. Usiamo dire questo, no? Il 6 meno meno. Così. E poi un fanullone, perché a me piace dire così, insomma, ecco, mai troppe lodi, insomma, ecco, così. Comunque un fannullone che si è guadagnato meritanamente. Una bella medaglia, insomma, ecco, è ovvio, no? Ben vengono i fannulloni, no? No, ma è uno che, a parte gli scherzi, no? Bisogna sempre scherzarci sopra su queste cose, però è uno che lavora, insomma, ecco, d'altronde è un professionista, insomma, no, è doppiamente professionista, perché professionisti sono di due tipi, quello che prende i soldi, ma anche quello che professa e crede, lui crede e professa nella pesistica, ama la pesistica. E poi è anche il suo, insomma, che gli dà la possibilità di allenarsi in pace e con tranquillità, insomma, ecco. A certi livelli deve essere così, insomma, ecco. Così. Maria Rosa, una bellissima premiazione sicuramente questa per Mirko, che ha meritato la medaglia di bronzo e speriamo abbia ulteriori successi. Sì, sicuramente l'ha meritata, se non altro per la presenza in palestra e per i sacrifici che ha fatto in palestra e sicuramente per aver sopportato prima il maestro Marcuz e poi aver sopportato Luigi Grando, quindi se non altro se l'è meritata per questo. Scherzi a parte, Mirko è molto serio, è una persona molto seria, attento alle cose che fa e quindi voleva raggiungere questo risultato e questo risultato l'ha raggiunto. È solo merito suo. E poi è uno sprone per tutti i ragazzi, per tutti i giovani che vogliono avvicinarsi a questo sport. Mirko si è avvicinato molto giovane, aveva 14 anni quando è venuto da noi ed è rimasto finché è entrato nell'esercito. E poi ha fatto anche i collegiali anche quando era nell'esercito da noi. È sempre rimasto molto unito alla palestra e molto unito ai suoi allenatori. E adesso è in nazionale ed è molto unito al commissario tecnico della nazionale e a tutta la squadra della nazionale, ma questo è logico. Noi siamo fieri di lui, ecco. Il Friuli ha una medaglia dopo 37 anni. Signora, avrebbe mai pensato che suo figlio arrivasse così in vetta? No, così tanto in alto no, però è bello, è bellissimo. Poi la speranza di tutti gli italiani è che magari qualcosina in più le prossime Olimpiadi arrivi. Ma lui è già proiettato là mentalmente, a dir la verità, perché sì, lui pensava di finire con no, vado alle Olimpiadi, finisco, invece si vede che ha vissuto proprio intensamente, è un'emozione talmente grande che lui adesso aspira al top. Poi diciamo che un po' gli occhi di mamma, come lo vedevano Mirko da piccolo, come ha affrontato la pesistica? Mirko è uguale come era da piccolo e anche adesso, è sempre stato così umile e lui si è sempre impegnato in tutti gli sport che ha fatto e lui sapeva dove arrivare ed è arrivato. Lui è così, è determinato, consapevole delle proprie possibilità e lui ci dà dentro sempre, in qualsiasi cosa faccia, in tutto. Rappresenta una vittoria per tutto lo sport di questo territorio, abbiamo condiviso con Mirko la gioia e l'emozione di essere sul podio, la medaglia di bronzo, di aver portato sul podio l'Italia e il nostro territorio, ma Mirko rappresenta anche un simbolo. Dopo Daniele Molmenti, questa ulteriore medaglia per Pordenone significa premiare lo sport pulito, appassionato, lontanissimo da certi fanatismi e estremismi che purtroppo attraversano anche il mondo dello sport. Qui invece c'è un ragazzo che con i muscoli, con la volontà e la determinazione ha portato a casa un grande risultato e noi gli auguriamo di portare a casa tanti altri ancora.
La prima parte del telegiornale finisce qui. Vi ricordo che in coda ci sarà il fatto a cura di Luigi Gandhi, una rubrica che va in onda ogni mercoledì sera. Adesso linea al meteo e poi, dopo un breve break pubblicitario, tutte le altre notizie che arriveranno dalla nostra redazione di Udine e da quella del Veneto. Grazie per essere stati con noi. Buonasera, buonasera a tutti. Dunque oggi giornata piuttosto temporalesca, come abbiamo visto, dopo il fronte che è passato questa notte, che si è attardato sulle zone orientali della regione nel corso della mattinata. Nel pomeriggio è arrivata ancora un po' di instabilità per l'arrivo di aria fredda in quota, che ha portato dei temporali soprattutto sulla fascia prealpina, ma che poi, spinti da correnti da nord, sono arrivati anche su zone di pianura. Domani avremo ancora un po' di instabilità, sempre per la presenza di aria fredda in quota. Al mattino probabilmente avremo la prevalenza di cielo poco nuvoloso su pianura e costa, un po' più di variabilità in montagna. Sarà possibile ancora qualche isolato rovescio o temporale, forse più probabile le primissime ore della mattinata sulla costa e sulla bassa, e poi invece nel corso del pomeriggio sulla fascia prealpina e in montagna in particolare. Temperature massime ancora attorno ai valori, attorno ai 28 gradi circa, venti di brezza sulla costa, quindi domani ancora un po' di instabilità. Poi da domani sera arriva aria un po' più mite in quota e quindi sabato potremo avere una giornata un po' più stabile, almeno dal punto di vista temporalesco. Cielo tendenzialmente sereno sulla costa, poco nuvoloso in pianura, sempre un po' di variabilità nel montagna, in particolare nel pomeriggio, quando sarà possibile qualche breve pioggia sparsa. È tutto, buona serata, a domani. Ben ritrovati dalla redazione di Udine, Gorizia e Trieste di Telepordenone. Apriamo questa nuova edizione del nostro notiziario con il monitoraggio relativo alla pandemia da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, effettuato dalla Fondazione Gimbe, che ha rivelato nella settimana dal 28 luglio al 3 agosto rispetto alla precedente un incremento dei nuovi casi positivi del 24,7% nella nostra regione, un incremento e un'incidenza regionale di 63 nuovi contagiati ogni 100.000 abitanti, un dato questo che è trainato dal Friuli occidentale, dove l'incidenza si è attestata a 73 casi su ogni 100.000 abitante. Rispetto invece al di sotto della media, il dato relativo alle ospedalizzazioni pari al 2%. Sia in area media sia in area di terapia intensiva. Resta aperta invece la questione relativa all'immunizzazione degli over 60, complessivamente gli ultra sessantenni che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino, sono il 16,1% a fronte di una media nazionale dell'11%. A causa del maltempo che ha caratterizzato la nostra regione nelle ultime ore, diversi rami di alberi ad alto fusto hanno rischiato di finire sulla carreggiata, mettendo in grave pericolo le auto e i passanti. Ad intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Cividale nel pomeriggio sull'ex strada provinciale 17 nella frazione di Ravosa, lungo la direttrice che collega Povoletto ad Attimis. Grazie all'impiego di un'autoscala i pompieri hanno rimosso le fronde a rischio schianto. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Vendemmia in ritardo. L'irrigazione è un tema cruciale, lo rende noto Coldiretti Friuli Venezia Giulia, sottolineando che si registrano ritardi soprattutto in collina, con una diminuzione della produzione stimata tra il meno 5 e il meno 10%. Sentiamo. Sempre più urgente realizzare una rete di invasi naturali per captare le acque meteoriche e consentire l'irrigazione anche nelle zone sprovviste, visto anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede investimenti in infrastrutture per l'approvvigionamento idrico per prevenire e contrastare le conseguenze del cambiamento climatico. La ribadita richiesta è della Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, con il direttore Cesare Magalini, che aggiunge: grandinate a parte, le piogge delle ultime ore sono assolutamente
assolutamente provvidenziali per attenuare lo stress idrico dei vigneti privi di irrigazione, specialmente in collina, dove lo sviluppo dei grappoli appare in ritardo rispetto alle vigne che possono disporre dell'acqua. Nel contempo, prosegue Magalini, esprimiamo grande soddisfazione per il fatto che un numero sempre maggiore di produttori singoli, cooperative e consorzi adottano protocolli volontari di produzione biologica integrata o comunque sostenibile, tema questo che sarà centrale nella prossima programmazione comunitaria e che comunque è sempre più all'attenzione del consumatore. Quanto alla vendemmia, spiega il responsabile del settore vitivinicolo della Coldiretti Friuli Venezia Giulia Marco Malison, lo sviluppo dei grappoli nei vigneti della regione è molto diversificato. Quasi ovunque il germogliamento della vite e il successivo sviluppo vegetativo sono stati ritardati a causa di una primavera fredda e piovosa, precisa Malison. Le gelate di inizio aprile hanno determinato qualche problema in pianura, soprattutto sulle varietà precoci, ma tutto sommato il danno è stato quantitativamente poco significativo. Il bel tempo registrato nei mesi di giugno e luglio ha favorito l'allegagione e in generale lo stato sanitario è più che buono, ma appunto, continua, la prolungata assenza di precipitazioni sommata alle alte temperature nel mese di luglio, con effetti evidenti sui vigneti privi di irrigazione, rende ancora prematuro indicare una data di inizio della raccolta e molto dipenderà dalla meteorologia delle prossime due settimane. La stima in ogni caso è di un calo di produzione del 5-10% rispetto alla vendemmia precedente. 36 operatori della Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia sono stati impegnati nell'intera giornata dello scorso 3 agosto in verifiche e controlli sul territorio. È stata verificata in particolare la situazione di 7 depositi di rottami, mentre sono state 21 le ispezioni lungo la linea ferroviaria e su strada, 53 le persone sottoposte complessivamente ad accertamenti tra gli addetti al comparto. Obiettivo di iniziative come Oro Rosso è quello di scoraggiare i singoli e le organizzazioni criminali attive nei furti di rame e altri metalli, ma anche di esplorare gli eventuali collegamenti tra i furti e la ricettazione di rame, di componenti metalliche o di diversi materiali destinati all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici gestiti da soggetti di entità pubblica o privata. Durante le operazioni straordinarie disposte dal Ministero, che hanno visto il costante impegno delle donne e degli uomini della Polizia Ferroviaria, non sono stati accertati reati né sono emerse irregolarità ed elevate sanzioni. Continuano gli interventi dei vigili del fuoco del distaccamento di Gorizia a seguito di un vasto rilascio di idrocarburi nel canale Versa, corso d'acqua al confine tra il comune di Mariano del Friuli e Cormors. Non è stato ancora individuato il responsabile dell'atto. Sul posto i pompieri stanno operando con delle banne assorbenti per contenere la diffusione della macchia oleosa molto nociva. A Martignacco ammontano a 7 milioni di euro investiti, destinati soprattutto all'edilizia scolastica. Sentiamo la voce del sindaco Gianluca Casali. Buonasera ai telespettatori di Telepordenone. Allora, in questo momento a Martignacco ci sono investimenti per circa 7 milioni di euro che riguardano soprattutto l'edilizia scolastica. In particolare il più grosso degli interventi riguarda la scuola dell'infanzia di Nogaredo di Prato, che è in avanzata fase realizzativa, tant'è che l'edificio ormai si intravede nella sua completezza. È un'opera importante per oltre 3 milioni di euro e troveranno spazio anche in strutture moderne tre sezioni per circa 90 ospiti. Naturalmente è una struttura moderna, pensata anche secondo le nuove esigenze della didattica, e sarà il fiore all'occhiello, insomma, per la nostra comunità, si spera per almeno qualche decennio. Poi l'altro grosso lavoro, sempre per quanto riguarda l'edilizia scolastica, lo abbiamo nel centro scolastico di Martignacco. In questo caso stiamo rifacendo la palestra completamente, una nuova struttura che viene raddoppiata negli spazi rispetto alla precedente. Anche in questo caso si parla di importi importanti, perché siamo attorno ai 2 milioni e 300 mila euro investiti.
ultimo lavoro di edilizia scolastica invece non si vede, ma è ugualmente importante perché all'interno degli edifici, all'interno delle strutture, sempre del polo scolastico di Martignacco, stanno provvedendo a dei lavori di consolidamento sismico e di ristrutturazione sismica per 350.000 euro. Sono lavori interni che naturalmente termineranno per l'inizio delle lezioni, in modo che tutto si possa svolgere regolarmente secondo quello che sarà il programma scolastico del prossimo anno. Sono investimenti importanti, questi che si aggiungono anche poi a ordinarie manutenzioni che puntualmente facciamo ogni anno, che servono per mettere a disposizione della comunità, ma in particolare dei più giovani, degli spazi adeguati, sicuri, ma anche moderni per le nuove esigenze che naturalmente abbiamo tutti imparato a dover gestire. Si chiama Tutti per APU, il consorzio costituito quest'oggi con l'obiettivo di sostenere l'attività degli amici della pallacanestro udinese. Lo scopo che i consorziati intendono perseguire è quello di creare un'organizzazione comune per supportare l'attività dell'APU Udine attraverso non solo il sostegno finanziario dell'attività stessa, ma anche sotto ogni ulteriore profilo che può essere formativo, sociale, culturale ed educativo, compreso quello relativo alla crescita del settore giovanile dell'APU Udine. Questa mattina alle ore 9:30 circa sullo specchio d'acqua del Golfo di Trieste si è verificata una tromba d'aria, l'insolito fenomeno atmosferico che non sembra aver causato danni a cose o persone, è durato circa poco più di 10 minuti ed è risultato visibile anche da chilometri di distanza dalla vicina Slovenia e dall'Isontino. Il suggestivo turbine è stato immortalato in moltissimi scatti fotografici pubblicati poi sui social network da diversi utenti, come avete potuto vedere dalle immagini mostrate. Alle 12:40 di ieri, i vigili del fuoco del comando provinciale di Trieste sono intervenuti al punto Franco Nuovo a seguito di alcune esalazioni di un liquido infiammabile da parte di contenitori caricati su un rimorchio. Immediatamente i pompieri intervenuti sul posto hanno chiaramente provveduto a mettere in sicurezza e a trasferire in un'area più sicura il mezzo. Sul posto anche il personale del nucleo biologico, chimico, radiologico e l'autorità portuale. L'intervento si sarebbe concluso circa alle ore 18. Il Festival Area Danza chiuderà l'edizione del 2021 a Palmanova il prossimo 8 agosto con diversi spettacoli organizzati dalla compagnia Area Area da Piazza Grandi all'ex caserma Filzi appunto a Palmanova. Sentiamo adesso i particolari nel prossimo servizio. Area Danza Urban Dance Festival, organizzato dalla compagnia Area Area e parte della rete Intersezioni, chiuderà la sua nuova ed entusiasmante edizione a Palmanova l'8 agosto, dopo aver fatto tappa a Valvasone, Venzone e prima ancora a Udine. La vice sindaco e assessore alla cultura Adriana Danielis ha dichiarato: "Portiamo la danza in un ambiente urbano di indubbia bellezza, un'espressione artistica che sa rendersi originale e superare i suoi stessi confini, rivoluzionandosi fino a diventare l'Urban Dance Festival, già molto apprezzato a Palmanova gli anni scorsi in uno scenario inusuale come la caserma Filzi. Primo appuntamento della giornata è quello con il progetto The Nelken Line, un flash mob lanciato dalla Pina Bausch Foundation che invita tutti i professionisti e amatori a danzare l'elogio delle stagioni. Si comincerà alle ore 16 alla loggia del municipio con un incontro a cura della compagnia Area Area, attraverso il quale coinvolgere la cittadinanza nella storica passeggiata gestuale. Si proseguirà poi alle ore 17:30 attorno a Piazza Grande, dove comincerà l'evento partecipativo. Infine alle ore 18:30 alla caserma Filzi è invece in programma uno spettacolo itinerante rivolto a bambini e famiglie intitolato Le Porte. Orto Teatro CTA e Area Area metteranno insieme i loro linguaggi per proporre ai più piccoli un incontro alternativo con le potenti visioni di Dante Alighieri. Sarà un sogno tormentato
tormentato attraverso meandri infernali e gironi danteschi. Fabio Caputo, Cecilia, Francesca Croce, Lorenzo Nocentini danzeranno sulle musiche di Violaine Chocard e le coreografie di Marta Bevilacqua. Lo spettacolo sarà arricchito dagli elementi scenici di Serena Di Blasio e Ilaria Bomben, reso ancora più coinvolgente dalla narrazione del cantastorie Fabio Scaramucci. Gran finale per l'11ª edizione dell'Urban Dance Festival, sempre alla caserma Filzi alle ore 19.45, dove arriverà lo spettacolo di danza contemporanea Attraverso, prodotto dalla compagnia Area Rea e realizzato in collaborazione con Dialoghi Residenze delle Arti Performative a Villa Manina, cura di CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia. Si è tenuta questa mattina presso l'area dell'ex caserma della Polizia Stradale di Roiano a Trieste la conferenza stampa con sopralluogo circa l'andamento dei lavori edili che dopo svariate vicissitudini che hanno causato il rallentamento entro un anno vedranno il completamento di quella fino ad ora che è stata chiamata la nuova piazza di Roiano. Nonostante ciò non si tratterà di un luogo aperto solo al passaggio pedonale, ma sarà un'infrastruttura che fungerà da vero e proprio luogo di aggregazione rionale in grado di ospitare più servizi che verranno offerti ai cittadini. È anche friulana la firma sulla 35esima medaglia che gli azzurri si portano a casa da Tokyo 2020. Se a mettersi al collo il bronzo è la genovese Viviane Bottaro, merito è anche dell'udinese Roberta Sodero, la sua coach, ora allenatrice della nazionale Karate Fishcam e del gruppo sportivo Fiamme Oro Karate di Roma. La Sodero è stata per anni una leggenda del kata femminile, un talento cresciuto in regione e poi trasferitosi a Roma, dove ha completato il suo percorso diventando per l'appunto allenatrice. Quest'oggi il presidente Zanin ha fatto visita al CDA del volley Talmassons. Sentiamo. Correva l'anno 2015 e Talmassons già segnava un record. 6 anni dopo ci riproviamo, Presidente. Ma certo, nel 2015 una squadra di un piccolo paese vinse la Coppa Italia di B2. E adesso a distanza di 6 anni c'è questa grande possibilità, questo grande palcoscenico della 2 di volley con la CDA Talmassons che viene a giocare qui a Lignano. Ecco, c'è una sinergia, c'è una squadra che può rappresentare realmente uno sviluppo per l'economia del turismo e dello sport per l'intera regione e per l'intero Friuli. Lei ha parlato di un sistema che la regione deve, a cui la regione deve guardare, perché qui è un sistema piccolo ma può essere da traino per tutto il Friuli. Certo, un sistema che è fatto di volontariato, di capacità sportive, di imprenditori piccoli che si mettono insieme per sostenere un'idea, un progetto, di amministrazioni che si fanno carico degli investimenti e di tenere coeso l'intero territorio. Ecco, mi sembra che sia un bel modello di sviluppo di una piccola realtà sportiva in questo caso, ma può diventare anche il simbolo di uno sviluppo dell'intero Friuli come guida e come locomotiva dello sviluppo e della speranza economica e sociale dell'intera regione Friulese Giulia. Nelle ultime ore alcuni ispettori del Ministero della Salute si sono recati negli ospedali del Friuli Venezia Giulia per effettuare delle verifiche a seguito della polemica nata dalle segnalazioni del presidente regionale degli anestesisti Alberto Peratoner. Secondo il presidente, le aziende sanitarie locali non conteggiavano in modo corretto il numero delle terapie intensive, sia quelle a disposizione sia invece quelle occupate. Coinvolti dal controllo degli ispettori, l'ospedale di Palmanova e quello di Gorizia. Solo nei prossimi giorni si sapranno gli esiti e i risultati delle indagini. Con questo era davvero tutto, io vi ringrazio per averci seguiti, adesso un piccolo break pubblicitario e dopo linea al collega del Veneto. Grazie e buon proseguimento di serata.
Un cordiale saluto dalla nostra redazione del Veneto. Continua l'informazione di Telepordenone. 11 migranti, tutti sulla ventina, hanno fatto la loro comparsa questa mattina a Gruaro, provenienti dal Bangladesh. Sono stati presi in carico dalle forze dell'ordine dopo la segnalazione di alcuni cittadini in via Boldara. Sul posto i carabinieri e la polizia di Stato. L'ufficio immigrazione della questura sta gestendo tutti gli accertamenti come previsto dalla legge. I richiedenti asilo potrebbero aver fatto il loro ingresso sul territorio nazionale attraverso un TIR che viaggiava in autostrada, probabilmente attraverso la cosiddetta rotta balcanica. Tragedia questa mattina attorno alle 8.30 a Punta Sabbioni, a Cavallino Treporti, scusate, in località Cassavio, all'incrocio tra via Fausta e via Concordia, a perdere la vita un parroco di 79 anni investito da un'auto. Don Ferruccio Gambaletta non è riuscito a sopravvivere alle ferite riportate nel sinistro che lo ha visto coinvolto mentre con la propria due ruote si stava dirigendo in chiesa a pregare. A investirlo un'Opel Astra condotta da un 77enne. Il prelato residente a Torino si trovava sul litorale in vacanza. L'investitore sottoposto all'alcol test è risultato negativo. I mezzi sono stati sequestrati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul posto i sanitari della Croce Verde e la polizia locale per i rilievi di legge. Don Ferruccio Gambaletta era il sacerdote del santuario della Consolata di Torino, dove era addetto alla Beata Vergine. Esce di strada con l'auto e si schianta contro il muro di cinta di un'abitazione. Gravemente ferita una ragazza di 22 anni. L'incidente è accaduto all'alba a Zensun di Piave in via Sant'Antonio. La giovane al volante di una Fiat 500 ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, finito poi all'autostrada. L'impatto è stato molto violento. Soccorsa dal SUEM 118, la conducente residente a Monastier è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Caffoncello di Treviso, dove si trova ricoverata in terapia intensiva. La prognosi è riservata. Le sue condizioni sono costantemente monitorate e decisive saranno le prossime ore. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco che si sono occupati della messa in sicurezza dell'area e i carabinieri di Silea che hanno eseguito i rilievi di legge. Covid-19, dalla mezzanotte di venerdì 6 agosto, quindi dalla mezzanotte in arrivo, il Veneto apre le prenotazioni per 100.000 dosi di vaccino Pfizer e Moderna a disposizione dei cittadini delle 7 province. Si tratta di uno slot speciale con tanto di garanzia. Chi si prenota entro 7 giorni, quindi entro venerdì prossimo, 13 agosto, avrà eseguito la dose. Si tratta di un'accelerata importante in un momento in cui le vaccinazioni viaggiano a 40.000 dosi giornaliere. Sono 2.760.000 i veneti che hanno completato oggi il ciclo completo, mentre 3.088.000 sono quelli che hanno fatto la prima dose. I nuovi contagi delle ultime 24 ore sono quasi 900, guardando l'ultimo bollettino di Azienda Zero, con un decesso in più rispetto a ieri. La massiccia campagna di tamponi messa in atto dal Veneto fin dall'inizio della pandemia ha subito nelle ultime ore un'accelerata importante. Questa che vediamo in foto era la coda di questa mattina al Covid Point a Porto Gruaro in via Zappetti. Oltre ai test ordinari, tanti erano gli stranieri presenti nella città dell'Emene anche a seguito delle disposizioni tedesche di rientro nel paese dopo la vacanza, ossia con l'obbligo del tampone eseguito 48 ore prima. In arrivo un nuovo weekend di esodo sulle autostrade del nord-est, vediamo le previsioni. Nuovo weekend di esodo sulla rete di autovie venete, previste punte di quasi 200.000 passaggi nella sola giornata di sabato 7 agosto. Le proiezioni sono della concessionaria autostradale. Si affronterà dunque un'altra ondata di turisti verso le gettonate località di mare del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, ma anche verso le coste slovene e croate. Confermati i rinforzi del personale all'esazione, in particolare alla barriera dell'Isert, con un occhio di riguardo soprattutto a Villesse, che si sta sempre più affermando alternativa in caso di lunghe code, e alla Tisana, dove nello scorso weekend c'è stato un afflusso consistente di vacanzieri.
confermati anche i presidi di soccorso meccanico San Stino di Livenza, Latisana e San Giorgio di Nogaro e dei sanitari San Donà di Piave e San Giorgio, oltre alla presenza di piazzalisti, personale addetto a indirizzare i flussi di transito nelle piste meno affollate a San Donà di Piave, San Stino di Livenza, Latisana, Lisert e in caso di necessità anche a Villesse. Già a partire da domani mattina è previsto traffico intenso in direzione Trieste sulla A4, con possibili code in uscita alla barriera nel pomeriggio per effetto combinato del rientro dei lavoratori dell'Est Europa e dei mezzi commerciali. La giornata clou, come detto, sarà quella di sabato 7, quando al mattino e al pomeriggio ci sarà traffico molto intenso verso gli svincoli delle città di mare. La direttrice interessata sarà particolarmente quella verso il capoluogo Giuliano. Possibili rallentamenti si potrebbero verificare anche verso Venezia e in prossimità del bivio A23-A4 per chi proviene da Tarvisio Udine. Domenica 8, giornata di ultime partenze con traffico intenso su entrambe le direttrici. Il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sarà in vigore dalle 16 alle 22 di venerdì, dalle 8 alle 22 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica. Da domenica 8 agosto a domenica 5 settembre, Rete Ferroviaria Italiana eseguirà una manutenzione straordinaria al viadotto Sablice fra le stazioni di Monfalcone e Bivio d'Aurisina, che comporterà modifiche di orario sulla linea Venezia-Trieste e Udine-Trieste tra Cervignano, Monfalcone e il capoluogo Giuliano. In alcuni casi si verificheranno allungamenti dei tempi di percorrenza dei treni, alcuni dei quali saranno limitati o cancellati e sostituiti con autobus. La stazione ferroviaria di Cona Veneta nel Veneziano sarà interessata invece da lavori di adeguamento e messa in sicurezza. Lo rende noto la Regione. In particolare gli interventi riguarderanno la manutenzione dei marciapiedi con l'inserimento dei percorsi tattili per ipovedenti e lo spostamento dell'attuale attraversamento a raso dei binari in modo da rendere più agevole l'accesso alle banchine e ai treni. Il progetto di riqualificazione della stazione è stato affidato dalla Regione stessa alla Società di Infrastrutture Venete SRL, che ha in gestione la tratta ferroviaria Adea Mestre. Caorle arrestato, e non solo per l'incendio. Il piromane è entrato in azione alle 3 di martedì mattina in via Sile. Si tratta di un 31enne, già noto alle cronache per aver rubato tempo fa delle offerte da una chiesa. È accusato di stalking e incendio doloso. Il 31enne di professione cameriere, dopo essere stato un pescatore, si trova attualmente in carcere. Le indagini continuano. A lui i carabinieri sono giunti dopo aver analizzato le proprietà delle vetture andate a fuoco. Sesto al Reghena, funerali bloccati per il momento per quanto concerne Renzo Botti, il 72enne residente in territorio comunale appunto di Sesto, ma più vicino al centro storico di Cordovano, deceduto ieri mattina nel cantiere in cui stava lavorando a Porto Gruaro in via Zambaldi. Bot non voleva saperne di andare in pensione, sebbene la sua età fosse avanzata. È stato trovato senza vita da un idraulico che passava di lì per eseguire un lavoro assieme appunto all'impianto fognario. Le esequie saranno celebrate nel Duomo di Sant'Andrea a Cordovado, a data appunto da destinarsi. Euroedile di Postioma, azienda di Ponteggi, ha acquisito con un impegnativo piano industriale un marchio storico dell'Udinese, la Pilosio di Tavagnacco. Sentiamo i particolari di questa operazione nel prossimo servizio. Quando si è fatta avanti l'ipotesi dell'acquisto da parte di Euroedile del gruppo Pilosio, la prima cosa a cui tutti noi abbiamo pensato è quella della salvaguardia dei posti di lavoro, ma non solo, l'implementazione dei posti di lavoro, così come l'implementazione delle linee produttive. Qual è stato l'investimento e soprattutto quando si entrerà a regime con la Pilosio? Abbiamo budgettato 5 milioni di euro e fin da subito metteremo a disposizione queste cifre per rimettere in ordine le linee per una produzione ottimale, per l'acquisto di materie prime, necessarie ovviamente a rilancio, e per lo studio di nuovi materiali e nuovi prodotti. C'è stata comunque una sinergia comune per raggiungere questo importante obiettivo? Fin dall'inizio c'è stato uno studio attento per valutare l'acquisizione del gruppo Pilosio da parte di Euroedile. Ci siamo riuniti, tutto il team Euroedile, abbiamo guardato bene dati e possibilità, abbiamo visto che rientrava nelle nostre fattibilità.
Abbiamo preso ancora più entusiasmo quando abbiamo capito che la regione era dalla nostra parte, che le istituzioni e la politica intera, nonché i sindacati, erano completamente dalla nostra parte e ci sostenevano. Questo ci ha dato grande forza, quindi ringrazio fin da subito i sindacati in toto, perché sono più di uno, ma poi anche la regione con l'assessore Bini e il sindaco in primis. Quindi partiremo alla grande. Il gruppo Pilosio, unito a Euroedile, diventerà il gruppo più forte di sempre. Motta di Livenza, odori nauseabondi provocati da falò improvvisi nelle ore serali, lamentele in città per un'abitudine a cadenza quotidiana che riguarda l'incendio di alcune stoppie e non solo. Accade a due passi dal centro, non lontano dalla zona del patronato Don Bosco e vicino a un noto ristorante che dà sulla Livenzetta. A lamentarsi, secondo quanto abbiamo ricostruito, sono soprattutto i residenti che restano in casa nelle ore serali o anche chi sosta nelle aree verdi non lontano dal fiume. Veneto orientale, gli agricoltori puntano sul robot Icaro per 4 per ridurre l'impiego di prodotti chimici. C'è sempre più voglia di innovazione nel mondo dell'agricoltura veneziana, che conta oltre 10.000 associati, di cui il 50% punta sulla sostenibilità credendoci fortemente. Una delle ultime creature della robotica per venire incontro alle esigenze del settore si chiama dunque Icaro per 4, che è stato presentato alla Fiera Nazionale Vite in Campo a Susegana. Il robot usa differenti metodi nella sua azione, tra cui irradiazione con ultravioletti di due tipologie, meccanismo di irrorazione con ozono, può eliminare fino al 100% dei trattamenti fitosanitari e ridurre drasticamente quelli antiperonosporici. Portogruaro, c'è aria di una nuova centenaria in città. Marsilia Boscato compirà sabato il meraviglioso traguardo dei 100 anni. Nata la tisana nel 1921, ultima di 7 sorelle, a 20 anni sposa l'amato Giacomo Vaccari e dalla loro unione nascono 4 figli, Danilo, Sergio, Pietro e Maria Assunta. Ha vissuto a Lugugnana, San Michele al Tagliamento, Teglio Veneto e poi si è trasferita a Portogruaro, dove tuttora risiede, una vita dedicata intensamente alla famiglia. Marsilia ama ricordare ancora le poesie imparate alle elementari. A porle i migliori auguri, assieme a un omaggio floreale, il sindaco Florio Favaro, in rappresentanza di tutta l'amministrazione comunale e chiaramente della città. Tokyo 2020, ancora medaglie d'oro alle Olimpiadi, targate Veneto. Ebbene, vediamo le stelle che nuovamente brillano sul firmamento olimpico. Ancora una medaglia d'oro alle Olimpiadi targate Veneto, quella di Massimo Stano è stata una marcia trionfale, oro nella 20 km, disciplina molto faticosa, difficile anche dal punto di vista tecnico. Sono arrivati a Massimo Stano di Ruvo di Puglia i complimenti di Luca Zaia, il presidente della regione del Veneto. Le gloriose Fiamme Oro Padova, la società per la quale gareggia Massimo, e ricordiamo che gareggiano per questo sodalizio anche Tamberi e Jacobs, restano per sempre nella storia di queste Olimpiadi giapponesi. Ieri poi l'incredibile oro di Lamon, il primo vagone del Freccia Azzurra nell'inseguimento su pista del ciclismo. Oggi Stano, per lo sport veneto sono 24 ore d'oro, non è finita, almeno così conclude Luca Zaia. Ci auguriamo tutti. Quella di Massimo Stano è stata davvero una marcia trionfale, oro nella 20 km, disciplina faticosissima, difficile, tecnicamente ardua per le necessità di tenere un certo tipo di passo, pena la squalifica. I complimenti del governatore del Veneto Luca Zaia non sono arrivati dopo la grande vittoria del marciatore delle Fiamme Oro Padova, vincitore di una tiratissima, come detto, 20 km di marcia alle Olimpiadi. Stano, ha detto Zaia, oggi ha condotto una gara eccezionale per tenuta atletica, mentale e per capacità tattiche. A Jesolo, tempo di Fiamme Oro Kids Camp. Vediamo e sentiamo alcune voci nel prossimo servizio. 10 anni quasi di Fiamme Oro, allora è un evento per noi veramente importante e ringraziamo la Polizia di Stato e tutto quello che fa affinché questi eventi abbiano successo. Città di Jesolo investe tantissimo, ve lo dico con grande orgoglio, l'amministrazione veramente ogni anno tantissimi eventi e abbiamo tantissime squadre locali, circa 40, quasi 2000 atleti a Jesolo che operano sulle varie discipline. È importantissimo, lo dico non solo come assessore ma anche come mamma, in questo momento lo sport è fondamentale per i nostri giovani, dopo un anno e mezzo di
Covid time, veramente i ragazzi hanno bisogno come non mai di stare assieme, di fare chiaramente una sana disciplina sportiva, ma proprio di stare assieme, socializzare, comunicare, non isolarsi in casa, ma uscire, fare qualsiasi tipo di sport, ovviamente ad altissimi livelli, come abbiamo la fortuna di avere le Fiamme Oro qui, per noi motivo di grande orgoglio, di grande vanto avere due ori olimpici. Non voglio dire niente, potrebbero anche passare per gli esuli nei prossimi giorni. Abbiamo un'età dagli 8 ai 12 anni, sono dei ragazzi che provengono da tutta Italia e praticheranno tutte le attività sportive dell'atletica leggera, tutte le discipline. All'interno dello stadio Picchi di Jesolo, su una pista rinnovata e spettacolare, perché poi il sole di Jesolo ci abbraccia e ci bacia tutti i giorni e ci dà la possibilità veramente di sfruttare al massimo le giornate. Il Cuore Cremisi è un progetto che abbraccia l'atletica leggera, ma non solo lo sport, ma cerca di trasmettere i valori etici della Polizia di Stato attraverso appunto lo sport e il rispetto delle regole. Oggi, assieme ai tecnici delle Fiamme Oro, ci saranno Desiree Rossit, che è stata olimpionica nel salto in alto, Rebecca Sartori, che proprio qui ha partecipato e gareggiato con la maglia della nazionale ai campionati del Mediterraneo Under 23 di 2 anni fa, e poi avremo Andrea Caiaffa, che proveniente dal settore giovanile, poi transitato nella prima squadra, diciamo così, e quindi adesso è ai vertici nel getto del peso. Beh, è stata una giornata incredibile, forse è andata oltre anche le aspettative. È talmente forte l'emozione che ancora adesso arriva l'onda lunga e i ragazzi ci chiedono ogni giorno notizie sui nostri campioni, si sono ancora più appassionati delle Olimpiadi e diciamo che ci serpeggia ancora questa elettricità dettata da, appunto, da questi due grandissimi successi. E a proposito di sport, chiudiamo in bellezza con il compleanno e gli auguri a Federica Pellegrini, la divina veneziana. Auguri divina, auguri Federica, compie oggi 33 anni l'olimpionica Federica Pellegrini, un oro, un argento e soprattutto 5 finali di fila nei 200 stile libero alle Olimpiadi a Tokyo, ha concluso al 6° posto anche la staffetta 4%. Federica Pellegrini ha maturato poi la decisione di concorrere tra i membri degli atleti per il consiglio del CIO e ha ottenuto questo risultato. Non poteva festeggiare meglio. Grazie per averci seguito, con questo è davvero tutto, vi lascio le nostre previsioni del tempo, buon proseguimento con la nostra programmazione. Arrivederci. Venerdì, cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, salvo cumuli pomeridiani in prossimità dei rilievi, dove non si escludono locali piovaschi o rovesci. Temperature senza notevoli variazioni o in lieve diminuzione nei valori minimi e leggero aumento nelle massime in montagna.